Ci sono volute ben 2 ore e 40 minuti di gioco, ma alla fine la Gassels riesce ad avere la meglio sulla Chione Padova e porta a casa un combattutissimo 3-2. 25-22, 29-31, 28-26, 28-30, 15-11, i parziali di una vera battaglia che ha infuocato i tifosi del Palabanca fin dalle prime battute. L'entusiasmo sale alle stelle fin da subito, visto che Gardini manda in campo Gabriele Nelli, costretto a un super lavoro a causa dell'infortunio di Fei. Il top player risponde alla grande, anche se cala comprensibilmente alla distanza. La serata si riassume in un confronto a distanza tra Coi e l'ex biancorosso Hernandez, autori rispettivamente di 32 e 30 punti. Piacenza sorride alla fine, anche se getta forse al vento l'occasione di guadagnare 3 punti con diversi match point gettati nel quarto set. Un rammarico evidenziato da Dragan Stankovic. Oggi non posso a non dire, magari sembra un po' arrogante, però abbiamo vinto non abbiamo vinto due punti, ma abbiamo perso uno. Perché penso che siamo meritati questa vittoria di 3 punti. Ci ripeto ancora una volta, forse sono diventato un po' noioso, però non riusciamo a giocare un set costante nel stesso livello. Oggi ci è capitato 3 volte nei finali di set, avevamo 3-4 punti di vantaggio, di sprecare occasioni di chiudere la partita prima, però importantissimo è vincere, quindi ci siamo salvati ancora una volta. Adesso bisogna pensare subito alla prossima e andiamo avanti. Con questi 2 punti la Gassels va a quota 8 in classifica al quart'ultimo posto. Il prossimo turno di campionato sarà domenica alle 18 con la trasferta in casa di Sora.